tante cose, speriamo di non doverlo usare mai, ma se servisse deve essere al posto giusto. Grazie tante, grazie. Un'altra sentinella del cuore è stata donata alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Il nuovo macchinario da oggi sarà a disposizione del Club Nautico Fanese per interventi d'emergenza in caso di arresto cardiaco e, come ha precisato il presidente Fabio Tombari durante la consegna ufficiale avvenuta nella sede dell'ente, l'obiettivo è quello di acquistarne altri 10 per poterli donare anche ad altre associazioni del territorio. Siamo lieti questa mattina di consegnare questo defibrillatore al Club Nautico di Fano, un club molto antico, molto frequentato. Mi dicono che è stato fondato nel 1905, è una delle tradizioni della marinareria, della città di mare molto antica e molto sentita. Un centinaio di soci frequentano questo club e noi siamo lieti di donare questo apparecchio, questo altro apparecchio, sperando che non venga mai usato, ma che nel caso ce ne fosse bisogno potrebbe essere ritenuto molto utile. È un dono prezioso, ha commentato il presidente del Club Nautico Fanese Andrea Serafini, che ringrazia la Fondazione Carifano ricordando che un defibrillatore può salvare la vita. Può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona nei pochi minuti che sono necessari per intervenire nella rianimazione cardiovascolare. Quindi lo metteremo a disposizione non solo dei nostri soci chiaramente, ma anche della cittadinanza, di tutti quelli che gravitano nella zona del Lido per le emergenze. Abbiamo già alcuni nostri istruttori che sono abilitati ad utilizzarlo e faremo dei corsi per tutti gli altri nostri istruttori e i soci che maggiormente frequentano il club e lo renderemo disponibile sia per la nostra attività sportiva, per i nostri soci che per la cittadinanza.